Un'infermiera non deve mai avere paura. Deve essere sempre molto sicura di quello che fa per poter trasmettere la sua sicurezza agli ammalati. Hai capito? Sì, signora. Ti aiuterò io, Maria. Te lo prometto. Grazie, signora Baio. Ecco qua. Grazie. Come sta il dottor Galvano? Sta molto meglio, Giulia, è più riposato. Sa perché il dottor Bermudez ha chiamato Riccardo in direzione? No, ma stai tranquilla. Sarà per un colloquio di routine. Speriamo. A domani, Giulia. Sì, a domani. Secondo me è un grave atto di irresponsabilità. Una mancanza grave al regolamento dell'ospedale. Capito, Contreras? Beh, senta, dottore, lasci che le spieghi. Lei non ha nessuna scusa. Sbaglia di grosso se pensa che si possa scherzare con una professione come quella del medico. Beh, no, dottore, ma volevo spiegarle. Ma insomma, non le basta di andarsene sempre in giro per i corridoi, facendo il cascamorto, il Casanova, con la gente che ride di lei. Ora si mette a contravvenire al regolamento dell'ospedale. Senta, io non ho contravvenuto al regolamento. Sì, che l'ha fatto. A lei sembra cosa da poco entrare nello spogliatoio delle infermiere? Forse non sa che quella stanza serve esclusivamente affinché le donne che lavorano qui si possano cambiare senza essere disturbate. Senta, dottore, per favore, mi lasci spiegare. Stia zitto almeno! Lei ha superato ogni limite, Contreras. E le ricordo una cosa. Dove finisce la confidenza, comincia l'abuso. Dottore, mi lascia spiegare, per favore. Ebbene, si spieghi, si spieghi. Non l'ho fatto perché volessi farlo o perché volessi trasgredire. No, solo perché ero andato là e aspettavo fuori per dire una cosa alla mia ragazza, Giulia, che stava lì. Io ho fatto un passo dentro e appena entrato, Giulia mi ha fatto notare che stavo mancando al regolamento. Su, basta, basta così. Non tenti di scusare quello che non ha giustificazione. Il minimo che potrebbe fare è accettare la sua colpa. E sappia una cosa, un altro sgarro così, per piccolo che sia, e la faccio espellere da questo ospedale. Ma, senta, dottore, vorrei farle una domanda. Chi è stato quel pettegolo che le ha fatto la spia? No, senta, non è questione di spiate o di chi le fa. L'ho saputo e basta, tutto qui. Agisca come un uomo, non come un bambino che va seguito perché non commette idiozie. Non possiamo seguirla passo per passo. Cerchi di capire. Questo può essere un pessimo precedente per lei. Cioè, se lei aspira alla qualifica di interno qui, avrà dei problemi. Ma... avrà dei problemi! Senta, dottore, mi ha strapazzata a sufficienza, ma ora non voglio che mi minacci come se fossi un bambino. Perché sappia che ne ho abbastanza di minacce. Delle vostre minacce ne ho fin sopra i capelli. Si rende conto di cosa mi ha detto? Eh? Potrei anche farla espellere immediatamente. Beh, sa come... vede, dottore, mi scusi, devo ammettere che mi sono lasciato andare. Io non intendevo... Basta così, Contreras. Facciamo una bella cosa. Voglio provare a dimenticare quello che ho appena sentito. E non intendo fare rapporto contro di lei. Ma lei tenga presente che le cose nella vita non si ottengono estorcendo il perdono. Mi spiego? E ora se ne vada, mi faccia il piacere, se ne vada. Non ho più niente da dirle, se ne vada. Con permesso, dottore. Sì, 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 amore. Sto uscendo, aspettami. Aspettami. Ah, bene, eccoti. Senti, avverti Giulia che andiamo. Ehi, Riccardo, insomma, che ti prende? Ti aspetta, rispondimi almeno. Chiedo scusa, dottor Bermudez. Stavo cercando Paolina. Beh, ma Paolina è già andata via. Ha già cominciato il suo turno? Sì, in questo momento. Beh, mi scusi, dottore. Aspetti, Lucia, aspetti un attimo. Come sta suo figlio? Ha parlato con lui? Sì, grazie a Dio. Ho fatto appena in tempo. A proposito di suo figlio, ho una cosa per lui. Ecco qua. Ma scusi,
Non capisco, dottore. Beh, lei mi ha detto che gli piace la biologia, no? Sì, ma... A un futuro medico questo può tornare utile. È un gioco che lo divertirà. E gli insegnerà qualcosa, spero. Sì, ma perché, dottore? Perché lo ha fatto? Oh, beh... Perché non ho mai avuto un figlio a cui fare un regalo, perché... Beh, perché mi faceva piacere e basta tutto qua. La ringrazio. Non è niente. L'accompagno? Grazie. No, dai, non preoccuparti, non sarà niente. E tu che ne sai, scusa? Essere chiamati in direzione è un guaio serio. Dai, quante storie fai. Magari sta solo complimentandosi con lui per un buon lavoro. Senti, hai visto Riccardo per caso? Se n'è andato un attimo fa insieme a Ruiz. Lo vedrai dopo, no? Dio mio, sì, dobbiamo uscire insieme stasera. Accidenti. Cosa succede? Senti, c'è un party in corsia 5 che si presenta molto male e il dottor Lopez non si vede. Ah, prova a chiamare Tejardo, è urgente. Non hai notizie del dottor Lopez? No, ma penso che stia per arrivare. Oh, ma accidenti, ma è roba da matti. Tejardo, vada d'urgenza in corsia 5. Tirocinante Tejardo. Emergenza, il tirocinante Tejardo si presenti subito in corsia 5. Ma non capisco perché la signora Morales non viene a prendersi le sue cose. Senti, mamma, tutti i miei amici mi prendono in giro quando mi vedono così carico di panni. Ah, sì? E a te che te ne importa? Eh? Sono loro a doversi vergognare, vagabondi che non sono altro. Tu no di certo. Tu stai lavorando, aiuti tua madre come giusto che sia. E oltre a questo, la signora Morales è sempre stata buona con noi. Fammi vedere. Non spiegazzarli, stai un po' attento, eh. Dunque, 4 vestiti, 2 pantaloni del marito e... Ah, giusto, il copriletto. Era Riccardo, quello che ho intravisto sfoggiare una moto. Ah? Ah, sì, era proprio lui, il mio ragazzo mezzo matto. Ma sentile un po', il mio ragazzo mezzo matto. Scusa, ma mi dà fastidio sentirti dire questo. Non fai che giustificare i suoi sbagli. Scommetto che l'hai accolto con un bacio e gli hai dato anche un mucchio di soldi. Un momentino, eh? Che storia è questa, eh? Che cosa vorresti reclamare adesso, eh? Tuo fratello studia da dottore, gli servono dei soldi. Chi deve darglieli se non io? Non ha altri che me o sbaglio, ha un padre, no, è morto tempo fa, ma ha una madre e i soldi deve darglieli lei. A parte questo, figlio mio, lui adesso si sta spremendo le meningi per finire l'università, bisogna tenerne conto. E poi, appena sarà laureato, la musica cambierà, te lo dico io. Sì, certo, puoi ben contarci. Non te ne vuoi convincere, mamma. Riccardo vuole godersi la vita. Tu e io non gli interessiamo per niente. Quando si laureerà, prenderà il volo. Basta, Beto. Mamma, non farti illusioni. Vedrai che si dimenticherà di questo quartiere, e anche del negozio, e anche di noi due. È meglio che chiudi la bocca, no? Piuttosto che sputare veleno. Lui è tuo fratello maggiore e devi rispettarlo, chiaro? Mi sono spiegata? Bene. Forza, consegna questa roba e smetti di dire sciocchezze, forza. Dai. Senti, muovi. Sai come la vedo io? Oh. Tu, a forza di dargliele vinte, non ti accorgi più dei suoi difetti. Oh, ma... Sì, però vedrai che ho ragione io. Oh, certo. Figurati. Oh, ma insomma, lo conoscerò mio figlio. Lo so com'è fatto. Io lo so com'è fatto, lo so molto bene. Ma te l'ho già detto che non c'è nessuno, Moreno. Sono tutti fuori servizio. Oppure sono occupati. Ma qualcuno ci deve pure essere. Briseno, per esempio, è in servizio. Briseno è impegnato al pronto soccorso. Mi scusi, dottor Bermudez. Sì? Che c'è, signorina? Ecco, c'è un parto in corsia 5, assai problematico. Ma chi c'è di guardia? Ci sarebbe il tirocinante Briseno, ma è impegnato al pronto soccorso. Perché così agitato? Vede, è molto probabile che occorra fare il cesareo. Non si preoccupi, andiamo, ci presto, penso io. Per favore, presto. Ah, bene, questa è proprio la fine del mondo. Riccardo, che è sempre così allegro... Oggi ha una faccia da scimmione imbronciato. Senti, Elsa, se intendi punzecchiarmi, avvisami prima. Ma è la verità, Riccardo. Meglio se non venire. Beh, allora provvedo subito. Niente affatto, cosa vorresti fare? Tu non vai da nessuna parte. Vuoi piantarmi qui come una stupida? Forza, cambia faccia, sorridi, avanti. Dai. Non ci riesco, ma come posso dimenticare la paternale che mi ha fatto il dottor Bermudez? Riccardo, non pensarci. Il dottor Bermudez è una brava persona, non succederà niente. Avanti, amore, basta con quella faccia oscura. Ti prego. E va bene, la smetterò.
Ma se riuscirò a scoprire chi ha fatto la spia, gli darò io una bella lezione. Lo farò pentire di essere nato. Dovrà stare molto attento con me, ve lo assicuro io. Va bene, sì, ma adesso basta, ok? Scusatemi, scusa. Mi ero addormentata, sai? Ah, sì, non per le cassette, spero. Ma che, non le ho nemmeno toccate. Meno male. Forse i cannelloni. Impossibile, io sono svegliissimo. È vero, hai ragione. Ti piace qui? Sì, molto, ma davvero hai frequentato da studenti? Sì, e da delinquenti. Quindi stai attenta al tuo bel nasino. No, no. Prendi la tua medicina senza protestare. Ma io mi sento... va bene, sei contenta ora? Adesso parlami delle novità all'ospedale. Non ce ne sono, va tutto bene. E la mia paziente? Sta recuperando benissimo, te l'assicuro. Ah, meno male. C'è una grande eccitazione fra i laureandi e le infermiere per via della festa di laurea. E tu ci andrai? Ah, ma certamente, come no. E fra i piani rientra che mi ci accompagni tu, dottore, il che significa che dovrai essere in piena forma per sabato. Non capisco perché mi trattate come un malato grave. Io mi sento bene. Ho riposato abbastanza. E comincio a sentirmi stufo marcio di questa camera, di starmene così senza fare niente. Senti, è troppo tardi perché succeda qualcosa fra noi due? Meglio non parlare di questo, Alvaro. Sì, ma tu pensi che non ne avremo più il tempo? C'è tutto il tempo che vuoi, mio caro. Ma non voglio che tu mi offra il tuo amore o di sposarmi, perché l'affetto che sento per te ti fa sentire in debito. Paolina. Mi sono abituata a vivere così al tuo fianco. E non chiedo niente di più. Mi basta essere una tua compagna di lavoro, una tua amica, la tua infermiera più fidata. Paolina. Devi amarmi molto. Per avermi dedicato tanti anni della tua vita. Sì, sì, molto. Ma ho anche imparato che al di sopra di questo amore c'è il rispetto, la mia ammirazione per te. Non cambierebbe niente fra noi due se stessimo assieme o se continuassimo così, niente. Mangia. Che cos'è? Ti ho preparato un sandwich, mangialo. Prima non hai toccato cibo. Il fatto è che... Ma insomma, che cosa ti succede? Ultimamente mi stai trattando come una pezza da piedi. Questo non è vero, ti sbagli. No, non mi sbaglio affatto. Ho ragione io, so quello che dico. Senti, scusa, a te sembra poco il problema che ho avuto giù all'ospedale col dottor Bermudez, eh? Ma che dottor Bermudez, Riccardo? Credi che io sia scema? L'ho capito benissimo che sei indispettito perché hai visto la tua bella con un altro. Mi sbaglio? Sei geloso di lei? Senti, basta, Giulia, basta. Scusa, ma comincio ad averne fin sopra i capelli della tua sciocca gelosia. E con questo che vuoi dire? È solo della mia gelosia che sei stufo oppure di me, Riccardo? Sono... Prendila come ti pare, allora. Prendila come meglio credi, capito? Però io mi sento male, capito? Mi sento male. Ah, ti ho trovato finalmente. Ero stato a cercarti all'ospedale. Mettiti bene in testa una cosa, sottospecie di medico. Cioè che con me o metti le cose in chiaro o farai bene ad uscire di corsa da qui. Perché con i tuoi palleggi sballati... Non giocherai mai in questa squadra. Che c'è, Marta? Perché tutto a un tratto sei diventata così seria? Dov'è la tua allegria? Non so, è forse colpa mia? Per carità, non dire sciocchezze. Su, non è niente. Vuoi che ti faccia un caffè? No, no, no. Basta con i caffè, altrimenti non riuscirò a dormire. Comunque, se vuoi restare un momento, in fondo è ancora presto. No, no. So che preferisci stare sola. Ciao. Salutami tuo padre. Mm-hmm. Ciao, Marta. Già a casa? Ernesto? È appena andato via. Ti senti male?
Hai litigato con Ernesto? No, no, assolutamente no. Dov'è papà? Sta già dormendo. Bene. Te l'avevo già detto in modo amichevole, Riccardo. Ma adesso non più. D'accordo, ti trovo un tipo simpatico, amante dello sport. Questo lo ammetto. Ma mia figlia Giulia è una cosa seria. E a me nessuno mi prende in giro, capito? Mi spieghi, signor Lewis, quando? In quale momento l'avrei presa in giro? Quando ho giocato coi sentimenti di Giulia? Io non ho mai detto questo, Riccardo. Ma lo dico io. Perché noto che all'atto pratico... Tu non vuoi fare sul serio, Riccardo. Che futuro c'è per una donna che si sposa con un tipo che prende la vita come un gioco, senza prendersi la responsabilità di niente? Che può esserne di lei, eh? Giulia è una ragazza per bene. Senti, papà, per favore, lascia che me la cavi da sola. Non sono più una bambina che non è capace di risolvere i suoi problemi e quindi ti prego di lasciarmi in pace adesso. Non sono solo tuoi, ma anche miei. Ma che avete da urlare? Via, Luis, calmati. Lo sai che non ti devi agitare. Beh, prova a spiegarlo a tua figlia che non mi deve rispondere così. Perché se questo avviene, è colpa tua. L'hai viziata troppo. Ah, non mi piace questa storia. Non mi piace proprio per niente. Non mi piace, chiaro? Ma in fondo, che ho fatto di male io? Cosa hai fatto di male? Senti un po', quando sei venuto qui a casa mia a chiedere la mano di mia figlia, ricordo che hai detto: intendo fare le cose per bene. È vero? Sì, certo, ma per caso è cambiato qualcosa? Le giuro sì, che io... Sì, è cambiato. Mi avevi parlato anche della tua famiglia, vero? Beh, dov'è questa famiglia? Dimmi una cosa, hai mai portato qui tuo padre e tua madre? Perché li conoscessi? O hai mai portato Giulia a casa tua? Perché suppongo che la tua famiglia abbia una casa. No, Giulia finora non ha visto nessuno dei tuoi. Ma scusa, Luis Camillo, un giorno o l'altro vedrai che li porterà qui. Sì, ma quando? Quando, Consuelo? Io voglio vedere in faccia questi signori, la sua famiglia. Dai, papà, per favore. Ma io ho bisogno di parlare con i suoi genitori. Non è poi così strano, no? La famiglia di Riccardo deve offrirmi garanzie. No. Io non ho bisogno di dare garanzie. La garanzia sono io stesso. Non mi servono garanti né niente per far fronte alla mia parola. Ah, insomma, basta, per favore. Volete continuare a discutere all'infinito? Sta zitta, Giulia! Perché altrimenti io... Attenta a te, eh? No. E non rispondermi mai più. L'hai visto, Luis? L'hai fatta piangere? Su, calmati. Giulia, Giulia, vieni qui. Ma lasciala piangere. Quindi non mi accetta nella sua famiglia? Non ho detto questo. Ti chiedo solo, Riccardo, di essere più serio. Insomma, se la medicina, come le illusioni, aiuta la povera gente, beh, questo è molto bello. Ma se vuoi praticarla, o diventi un po' più serio... O in questa casa è meglio che non ci metti più piede. E adesso basta. Basta con i problemi familiari. Parliamo d'altro, d'accordo? Che te ne è parso del gioco del Brasile? No, 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 stavo scherzando. Non confondiamo il sacro col profano. Il calcio è una cosa e la famiglia è un'altra. Comportati bene. Bada che se vuoi frequentare Giulia devi mettere giudizio. Riccardo Contreras. Perché l'hai nominato, Marta? È soltanto un nome qualsiasi. Nient'altro. Buon
Buonanotte, dottor Bermudez. Buonanotte, signorina. Ehi. Ah, dottor Bermudez. Contreras, che ci fa qui? Non è di guardia stanotte? No, no, ma... Beh, dottore, lei non mi crederà, ma non sapevo dove andare e tutte le strade mi portano qui. Si è offeso per ciò che le ho detto? No, assolutamente, dottore. Beh, vede, in realtà, ecco, quando lei rimprovera o richiama all'ordine qualcuno, si può star certi che lo fa a ragione. Non creda che sia tanto irresponsabile da non rendermene conto e accettare i miei sbagli. Vede, in questa professione, Contreras, bisogna passare per molta esperienza. Sì, dottore. Anch'io sono stato studente come lei e ho fatto la gavetta. Ho lottato parecchio, sa? Lo so cosa vuol dire sgobbare. E siccome ogni passo mi è costato tanto, non posso ammettere che ci sia qualcuno, in questo caso lei, che la prenda tanto alla leggera. Ah, io non la prendo affatto alla leggera. Sì, 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 che lo fa. Anche se non se ne rende conto, lo fa. Vede, ci sono degli uomini che sono irresponsabili davanti alla vita, davanti a loro stessi, per il semplice gusto di esserlo, non per una condizione naturale. Beh, dottore... No, veramente. E non ritiro niente di ciò che le ho detto. Perché si meritava che lo dicessi. A tipi come lei bisogna parlare chiaro perché capiscano. Io tento ad essere giusto. E se le faccio notare un errore, lo faccio per il suo bene, perché non voglio che qui ci siano negligenze del personale. Che sorgano conflitti. Che si tratti di un portantino o del direttore, per me è uguale. E non la prenda come un fatto personale fra lei e me. Perché se c'è qualcuno che diverrà un buon medico, questo è lei. Ciao, schiavo. Ah, ciao, Riccardo. Ho lavorato come un somaro e non ho finito. Però non mi importa, perché a casa mi aspetta un'ottima cena. Ah, benedetta sia mia suocera che mi preparò questa cenetta. Minestrone scotto, pollo carbonizzato e budino col sale invece dello zucchero. Ah, ma che bontà, che bontà, che bontà, che bontà. Sì, mia suocera è capace di questo ed altro, ma mia moglie, ti giuro, è una cuoca coi fiocchi. Ah. Ah, fammi i tuoi complimenti. Ah, sì? Bene, complimenti, complimenti per... Perché? Perché mia moglie è incinta. Il test è positivo. Ah. E quindi? Presto sarò padre. Che bellezza! Allora sì che meriti i complimenti, Pedro, con tutto il cuore. Ciao, devo andare. Che ti succede, Contreras? Moltissime cose, meglio non dirle. Che c'è? Non so, non riesce a respirare. Presto, chiama il medico di guardia e l'infermiera Solano, se è di turno. Sì, non preoccuparti, l'infermiera Solano è di turno. Andiamo, è svelto.